Cronaca, una 67enne trovata morta nella sua abitazione a San Potito. La donna presentava un profondo taglio alla gola. Si pensa al suicidio. Attualità, i vigneti pregiati dell'Irpinia sarebbero immuni dallo sversamento dei liquami nella Valle del Sabato, ma l'attenzione dei produttori resta alta. Chiusano San Domenico, una comunità in trepidante attesa per Carlo De Maria, ricandidato alla poltrona di Major di Everett. Sport, il futuro della Sidigas HS nelle mani di Michele Gubitosa. A lui è rivolto l'appello della squadra per evitare il baratro, ma il tempo stringe. Le 13.45, buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione di Mediatri. Buon pomeriggio. Apriamo, come avete sentito dai titoli, con la cronaca. Sono ancora misteriose le cause del decesso di una donna di San Potito Ultra, ritrovata cadavere stamattina dai familiari nella propria abitazione. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 e servizio. Un gesto disperato, frutto della solitudine e della depressione. Una donna in cura da anni per un male che fagocita l'anima poco a poco. È quanto probabilmente è accaduto nella mente di una 67enne di San Potito Ultra, che pare abbia deciso di farla finita conficcandosi un coltello alla gola nel bagno della sua abitazione, che condivideva con la sorella poco più giovane di lei, trasferitasi da Roma proprio per stare accanto a lei che ne aveva più bisogno. Non era sposata e non aveva figli e la sfiducia nel futuro aumentava ogni giorno di più. Una comunità ancora sotto shock, quella del piccolo comune nel cuore della Valle del Sabato, che non si spiega una decisione così definitiva. Sul posto ancora i carabinieri della locale stazione che stanno compiendo i rilievi per definire con certezza la dinamica della vicenda. Si reca al Moscati per una visita specialistica, colpito da un malore improvviso, muore a pochi passi dalla struttura ospedaliera. È accaduto nella giornata di ieri. La vittima, Carmine Alfieri, 77enne di Sperone, si era recata nella struttura ospedaliera di Avellino per sottoporsi ad una visita urologica. L'anziano, accompagnato da un parente, improvvisamente è crollato a terra, forse a causa di un ictus. I familiari lamentano un ritardo nei soccorsi ed hanno allertato i carabinieri. Finita nel totale sconforto per lo sfratto subito, un problema che ha contribuito ad aggravare il già forte disagio economico, la signora Giovanna si è incatenata questa mattina davanti all'ingresso del comune di Monteforte Irpino. La donna, fanno sapere proprio dal municipio, in passato si era rivolta agli amministratori per avere un contributo economico. Tuttavia, a causa della sospensione dei piani di zona, l'ente non aveva avuto modo di aiutarla. Oggi la decisione di compiere questo gesto forte. Intanto il sindaco, l'assessore delegato ai servizi sociali ed il comandante della stazione dei carabinieri stanno cercando di dissuadere la signora, della quale nelle prossime edizioni del TG vi proporremo immagini e anche un'intervista, che resta ancora legata ai cancelli dell'ingresso del municipio. E resta alta la tensione nella Valle del Sabato per lo sversamento di rifiuti tossici documentato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. I terreni del Greco non sarebbero a rischio, ma il pericolo per l'ambiente e i cittadini resta. Ce ne parla Flavio Coppola. I vini irpini sarebbero salvi e i terreni del consorzio del Greco estranei alla vicenda giudiziaria racchiusa nei faldoni delle inchieste della Procura di Santa Maria Capua Vetere, chiamate indicativamente Chernobyl e Terra Madre. Ma un dato risulta drammaticamente chiaro. Parte delle 980.000 tonnellate di rifiuti pericolosi documentate dagli inquirenti è stata sversata anche nella Valle del Sabato e nel fiume omonimo. Un autentico scempio, con un danno incalcolabile sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, e che getta un'ombra sinistra anche sull'Irpinia, prefigurando lo spauracchio di una nuova terra dei fuochi. Il meccanismo criminale era particolarmente rodato. La rete degli imprenditori malavitosi e senza scrupoli, dei proprietari terrieri compiacenti, si serviva pure di vedette ed esperti, con il compito di individuare i terreni più adatti agli sversamenti illeciti. Per anni, da Chianchi a Petruro fino a Ceppaloni, sarebbero stati fertilizzati terreni e vigneti con quei veleni spacciati per compost di alta qualità. Il tutto sotto l'egida di pesci grossi e personaggi noti tra l'Irpinia ed il Sannio. Non solo. A finire sull'infausto set degli scenari tipici di Gomorra, un altro eccellente irpino, l'Aglianico. Qui il quadro cambia, ci si sposta tra Taurasi e Mirabella, dove le forze dell'ordine hanno rinvenuto diverse discariche con lastre di fibrocemento. Un disastro. Nell'Irpina dei Tre Vini d'OCG la vicenda assume, se possibile, connotati ancora più incredibili. Altro che Isola Felice e piccola Svizzera. Alla magistratura spetterà il compito di fare definitivamente luce, individuando con chiarezza i siti e soprattutto le organizzazioni da colpire con durezza. Nel frattempo, a tentare di rassicurare l'opinione pubblica e il vastissimo parterre dei consumatori dei vini d'Irpinia è Piero Mastro Berardino.
L'imprenditore simbolo del settore spiega dalle colonne del Mattino che i vini si coltivano in collina e non a valle e che in generale l'Irpinia è altra cosa rispetto alla costa e alla piana campana. Mastro Berardino non esclude nemmeno la possibilità di una campagna mediatica contro i vini locali, ma le carte parlano chiaro e seppure i vini sono al sicuro, abitanti e patrimonio ambientale restano fortemente a rischio. E per rimanere nell'ambito enologico è partita da 4 giorni di pomeriggi in cantina, seminari degustativi che si tengono presso la tenuta Terre d'Ora a Montefusco. Un momento per esaltare non solo il buon vino ma anche decenni di storia e impegno per la produzione vitivinicola. Vediamo il servizio con l'intervista realizzata a Walter Mastro Berardino. Ospiti delle cantine Terre d'Ora in compagnia del patron Walter Mastro Berardino per affrontare quello che sono il primo dei 4 appuntamenti dei pomeriggi in cantina, seminari all'insegna della degustazione delle vostre eccellenze e delle vostre produzioni vinicole. Allora, noi oggi abbiamo iniziato fino a venerdì 8 novembre dei seminari offrendo alla clientela Terre d'Ora e anche non clientela Terre d'Ora la conoscenza e la presentazione dei vini della provincia di Avellino. E parliamo anche di presentazioni dei bianchi 2001, 2002, 2003 e via di seguito. Andando e parliamo principalmente di Fiano, mentre del Greco di Tufo, denominazione origine controllata e garantita. Parliamo di 2008, 2009, 2010, 2011. È importante far conoscere particolarmente ai consumatori che i vini bianchi non debbono essere solamente bevuti bianchi freschi di annata, ma possono essere anche bevuti vini bianchi affinati in bottiglia e conservati con tutta la cura necessaria, anche a distanza di 6, 7, 8, 10 anni. Per quanto invece riguarda i vini rossi, noi andiamo a presentare vecchie annate, come presentiamo le annate più recenti. Noi riusciamo a dare dei grandissimi vini rossi che si differenziano notevolmente dai vini di altre origini meridionali o di altre origini italiane. Dopo le parole del patron Terre d'Ora, Mastro Berardino, passiamo invece adesso a Irpinia Ambiente, collaborazione e non contrapposizione. I vertici della società in questione, quindi Irpinia Ambiente, fanno sapere che non vi è alcuna volontà di avviare una polemica e una contrapposizione con i comuni, con i quali, comprendendo le difficoltà di natura finanziaria, è stato avviato un rapporto di massima collaborazione per definire la modalità di recupero dei crediti vantati. La situazione creditoria della società nei confronti dei comuni è nota e con essa quella debitoria della società nei confronti dei fornitori. Il direttore generale Felice De Luca esprime nel contempo una preoccupazione condivisibile riguardo alla sofferenza che il mancato pagamento dei canoni da parte dei comuni determina anche sull'indotto legato alle attività di Irpinia Ambiente, considerato anche che oltre il 70% dei fornitori della società sono della provincia di Avellino per un fatturato almeno fino al 2012 di 72 milioni di euro su un totale di acquisti commissionati pari a 103 milioni di euro. Al momento la società fa sapere di escludere la possibilità di sospendere il servizio. E ci spostiamo in prefettura dove questa mattina è andata in scena la vertenza Astra. I 24 lavoratori del comparto della sanità privata chiedono il pagamento degli stipendi arretrati. Flavio Coppoli. 3 mesi senza stipendio. In scena la rabbia dei 24 dipendenti della ditta Astra, impegnati nel servizio di pulizie presso le strutture mediche Malzoni. Stamattina in prefettura hanno incontrato le parti datoriali e rivendicato il pagamento di almeno 2 stipendi su 3. Diversamente, fanno sapere, sarà sciopero il prossimo 13 novembre. Ma nel frattempo resta lo stato di agitazione. Tavolo in prefettura che è venuto fuori. C'è stata finalmente oggi la volontà dell'azienda di dichiarare, di dare, diciamo, la disponibilità a voler erogare almeno 2 mensilità. Avevamo proclamato uno stato di agitazione, quindi uno sciopero a partire dal giorno 11 che abbiamo ritenuto opportuno di dover sospendere, visto che c'era questa sorta di disponibilità. Nel momento in cui non ci dovessero essere i pagamenti nei tempi da loro preannunciati, daremo delle nuove date e faremo delle azioni di sciopero. Proclameremo un nuovo sciopero e il modo di attivarci è fare quello che è dovuto proprio per il recupero delle mensilità.
Quali sono le motivazioni che ha addotto la ditta Astra e la stessa Malzoni per il pagamento, per i ritardi sul pagamento delle mensilità? La ditta Astra ha fatto, diciamo, tra virgolette, una sorta di scarica barile, dicendo che sono legati ai pagamenti del gruppo Malzoni. Io ho dovuto ribadire che effettivamente questo non è, perché nel momento in cui l'azienda che subentra acquisisce un appalto ha un rischio d'impresa, che pur laddove l'appaltatore non dovesse emettere i pagamenti delle loro fatture, loro sono comunque obbligati mensilmente a dover erogare in modo regolare gli stipendi alle lavoratrici che prestano la propria attività all'interno dell'azienda. Ancora vertenze, questa mattina anche i lavoratori idraulico-forestali irpini si sono ritrovati davanti alla prefettura, questa volta di Salerno. Qui hanno voluto porre nuovamente all'attenzione delle istituzioni, in primis della regione, il dramma che vivono da oltre 17 mesi. Tante infatti sono le mensilità che i lavoratori delle comunità Irno-Solofrana stanno ancora aspettando di ricevere. La notizia dei due tentati suicidi da parte di altrettanti lavoratori fanno ben comprendere il grado di disperazione in cui versano gli addetti della comunità montana. A te, Michele. Ci spostiamo alla politica, perché verso il congresso provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, che si celebrerà nelle prossime settimane, è previsto per venerdì 8 novembre nei locali della Federazione di Selle in via Dante ad Avellino alle 17.30, un'assemblea in forma seminariale sulla politica. L'obiettivo è quello di ragionare sui caratteri e sulle forme partecipative che possono aiutare a rilanciare la militanza, la partecipazione in una fase difficile come quella attuale. Un'altra comunità è possibile, questo è il titolo, poi deve essere praticata per affrontare i problemi che si vivono sul territorio. Saranno chiamati a discuterne Domenico Fruncillo, docente di scienza politica presso l'Università di Salerno, Michele Vanacore, responsabile dell'organizzazione regionale di Selle, gli onorevoli Giancarlo Giordano e Arturo Scotto. E cambiamo pagina, spostiamoci nel comune di Chiusano San Domenico, che attende con ansia la probabile riconferma alla carica di sindaco di Everett, cittadina poco distante da Boston nel USA, del compaesano Carlo De Maria. I dettagli. Parla d'altro, sono tutti in attesa dei risultati delle elezioni che vedono Carlo De Maria ricandidato alla carica di major a Boston, precisamente ad Everett, una cittadina a pochi chilometri dalla lontana Boston, negli USA. Ha trovato fortuna l'emigrante di questo piccolo comune. Vediamo che cosa ne pensano i chiusanesi del loro compaesano. Lei è il cugino di Carlo De Maria, quindi che cosa pensa di suo cugino? Ce la farà questa volta? Sarà riconfermato major? Penso di sì e spero di sì. Siamo tutti con lui e stiamo aspettando il risultato delle elezioni. Ieri hanno fatto le votazioni, ma non lo so, esatto. I risultati ancora non li conosco. I risultati devono ancora uscire, però c'è un'altissima probabilità che Carlo De Maria ce la possa fare. Spero di sì e stiamo tutti aspettando. È stato qua il mese di agosto, torna sicuramente quest'estate, viene frequentemente, hanno costruito un'abitazione nuova, quindi stanno con noi spesso e volentieri. Quindi cosa pensi che un compaesano sia diventato un sindaco però negli USA, abbia fatto successo negli USA? Fa piacere, speriamo che tutto va bene per gli italiani. Penso di sì, penso che ha tutte le facoltà di poterlo fare. Sono a conoscenza della cosa e mi fa piacere. Auguri per lui, un forte in bocca al lupo. Poi tanti auguri a lui, no? E che tutto vada bene, insomma. Non lo so, io a dir la verità non lo conosco nemmeno, anche se è chiusanese, però vi direi una cosa che non so. Vabbè, è comunque un orgoglio per il paese, per la famiglia e per tutti noi, quindi insomma ci fa piacere, anche se non lo conosco. Ti faccio un in bocca al lupo. E apriamo la pagina dello sport, come succede ormai già da due giorni, apriamo con la pallavolo per i noti problemi nell'ambito della società Sidigas HS. In una sala stampa del Pala del Mauro Gremita, coach Totile e capitan Scapaticcio hanno sparato a zero contro la società di Missionaria e contro la Sidigas. Sono inadempienti, hanno detto, la pallavolo ad Avellino può salvarla solo la HS. E intanto la squadra rischia una penalizzazione in classifica. Il servizio. Io speravo che venivo a parlare oggi della bella vittoria di domenica, però purtroppo non è così.
La pazienza è finita. All'indomani delle dimissioni in blocco del CDA della Sidigas HS Avellino, sono il coach Michele Totire e il capitano Mario Scappaticcio a metterci la faccia, a dire le cose come stanno. E lo fanno senza mezzi termini. Noi siamo qui dal 26 agosto, oggi è 6 novembre, 5 novembre. Abbiamo lavorato, i ragazzi hanno lavorato tutti i giorni, senza mai fare un'assenza, senza mai tirare indietro una gamba, un braccio, una mano, niente, ottenendo i risultati che comunque abbiamo ottenuto, non abbiamo visto un euro. Ora però il tempo delle chiacchiere è finito e nostro malgrado, sottolineano all'unisono Totire e Scappaticcio, siamo stati costretti a ricorrere all'unico mezzo di tutela che abbiamo, segnalare alla Lega l'inadempienza della società e il recupero dei crediti che vantiamo avverrà attingendo dalla fideiussione depositata all'atto dell'iscrizione della società al campionato, ma questo purtroppo comporterà una penalizzazione in classifica di uno o due punti. Ieri leggendo il comunicato stampa ho letto di un ex presidente che non ringraziava gli atleti che stavano lavorando per lui, quindi sono rimasto un po' sconcertato, non tanto quanto le capacità che ha avuto di prometterci delle cose che, malgrado tutto, non sono state mantenute. Fin qui il passato e il presente, ma c'è un futuro da costruire se ancora fosse possibile. E per salvare la pallavolo ad Avellino, l'unica soluzione possibile si chiama Gubitosa, si chiama HS. È l'unico sponsor che è stato sempre puntuale nei pagamenti, continua Totire. Se noi siamo in questa situazione è perché la società ha anticipato pagamenti dell'altro main sponsor, la Sidigas, a tutt'oggi inadempiente. Un primo contatto con Gubitosa c'è già stato. Al numero 1 di HS abbiamo chiesto che prenda in mano la situazione e rilevi la società. Lunedì mattina Guerrera ha consegnato i libri contabili al dottor Gubitosa, aggiunge ancora Totire, che come giusto li studierà e valuterà l'opportunità di investire in questa società. Inevitabile a questo punto che la pallavolo giocata passi in secondo piano. Intanto però domenica in calendario c'è il match con Ortona. E c'è una tassa gara da pagare, 700 euro. Direte voi, cosa sono? Beh, con i tempi che corrono è lecito preoccuparsi anche del regolare svolgimento della partita. Totire però non vuole nemmeno pensare all'eventualità che non si giochi. Sono convinto, conclude, che nessuno voglia fare una simile figuraccia. E dai problemi legati al volley passiamo ai problemi legati all'Avellino Calcio. A Brescia sarà un Avellino ancora in emergenza. L'unico degli infortunati a recuperare sarà Gigi Castaldo, ancora out Fabbro e Terracciano. Mancherà anche Bittante per squalifica. Intanto ieri ha parlato Fabio Pisacane, che già è proiettato verso la sfida di sabato contro il Brescia. E come tutti i compagni ha una grande voglia di riscattarsi immediatamente contro la sconfitta avuta al Palermo. Questo pomeriggio amichevoli in famiglia contro la Primavera. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Giuliani. Non è che la partita più semplice che giochiamo dopo purtroppo questa battuta d'arresto, però le dobbiamo affrontare tutte e, come spesso facciamo, anche questa settimana ci concentreremo per cercare di limitare il potenziale degli avversari. È normale che qualche volta ci riesci, qualche volta di meno, però l'importante è che metteremo in campo, come abbiamo sempre fatto, le nostre armi e cercheremo di riscattare la sconfitta di domenica. Ecco. Ma io penso che Hernandez sia un signor giocatore, non è che lo scopriamo domenica dopo aver fatto gol, ma come lo è Hernandez lo sono Tavano, Maccarone in questa categoria, lo sono anche altri attaccanti che comunque in partite passate siamo riusciti a limitare. È normale che uno non vuole cercare alibi, però io la vorrei rigiocare di nuovo quella partita, magari con 3 giorni di riposo in più, come hanno avuto loro. È normale che una squadra come il Palermo, con la qualità che c'ha, se poi gli diamo anche 3 giorni in più di vantaggio, per noi diventa deleterio, ecco. A maggior ragione se poi manca anche qualche giocatore comunque importante. Domenica è stata la prima volta che giocavamo io, Bittante e Izzo in difesa.
È normale che comunque quando sbagli mezza palla contro queste squadre ti puniscono, specialmente in questa categoria, come dicevi prima. Però come dicevo prima, ci siamo rimasti tutti male, stiamo lavorando per far bene già da sabato e niente, daremo il massimo a partire già da sabato, sperando di riscattarci subito, ecco. È normale che quando perdi comunque devi sempre cercare di capire cosa hai sbagliato, è normale che inconsciamente poi uno cerca di giustificarsi, perché comunque questo è il nostro lavoro e lavoriamo in settimana per raggiungere il massimo obiettivo, poi come dicevo prima non sempre ci riusciamo. Io ci avrei messo la firma prima dell'inizio del campionato che fossimo arrivati alla dodicesima giornata a parlare di uno scontro per la vetta, ecco. Penso che quello che abbiamo fatto fino ad oggi, e non abbiamo fatto nulla, sia un qualcosa di importante, ma allo stesso momento se poi dai continuità diventa ancora un qualcosa di eccezionale. Poi come dicevamo prima ci sono gli altri e se sono anche di qualità si può anche perdere. In casa Scandone ci si interroga sul roster costruito in estate e si pensa anche al clamoroso ritorno di Šešić in biancoverde. Intanto prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica a Cantù. Il servizio. Due sconfitte in quattro partite, una sonora contro Varese, l'altra all'esordio contro Pesaro, una squadra che tutta insieme probabilmente vale il solo Jakalakovic, e anche in occasione delle due vittorie contro Roma e Pistoia la squadra non ha entusiasmato. Insomma, la Scandone continua a non convincere. Non è un mistero da parte degli addetti ai lavori che Nikola Dragovic sia il principale indiziato di taglio. Dopo questa prima parte di stagione il serbo non aveva convinto neanche l'anno scorso e anche adesso, nei minuti in cui Vitucci lo ha impiegato, non ha certo brillato, soprattutto per la sua scarsa attitudine in fase difensiva. E allora la società continua a dragare il mercato. Rumors parlano di un possibile clamoroso ritorno in Irpinia di Šimon Šefčík, il lungo polacco attualmente svincolato, senza squadra, ma anche perché deve ancora smaltire del tutto i postumi di un infortunio e di un intervento chirurgico alla schiena a cui si è sottoposto in agosto. Šefčík dal 2009 al 2011 ad Avellino ha chiarito che per il momento pensa solo a recuperare dall'infortunio e a ritornare in campo al 100% della forma. Ho avuto anche offerte da altre squadre in Turchia, in Spagna, in Germania, ma insomma la situazione è ancora tutta da valutare. Nemmeno il reparto degli esterni sembra offrire tantissime garanzie al momento. Discontinuo il rendimento soprattutto di Richardson e Dean. Sarebbe però prematuro e controproducente in questo momento mettere in discussione tutto il roster. Un errore che è già stato fatto l'anno scorso e di cui sono state abbondantemente pagate le conseguenze. Intanto il derby contro Caserta sarà anticipato a sabato 16 novembre, vista la concomitanza domenica con la partita della S Avellino impegnato al Partenio in un altro derby, quello contro la Juve Stabia. Ancora basket, ma questa volta parliamo di marketing. Grano Armando sarà la pasta ufficiale della Sidigas Scandone Avellino per la stagione 2013-2014. Oltre ai LED pubblicitari all'interno del Pala del Mauro, Grano Armando sarà anche partner di una serie di incontri sul tema dell'educazione alimentare, che vedranno protagonisti le famiglie del settore giovanile della società Irpina. Il direttore operativo della Sidigas Scandone, Marco Aloi, si è detto soddisfatto dell'accordo concretizzato con il brand Grano Armando, vera e propria eccellenza territoriale. Era questa l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, la linea ai programmi della rete, la prossima edizione del TG alle 19.45. Buon pomeriggio.